Il momento non è buono. Abbiamo commesso sbagli, leggerezze. Penso che la squadra sia un giro di boa. Penso che sia arrivato il momento di capire che il fondo è vicino e che è meglio evitare di toccarlo. Sono molto giovane. Mi rendo certamente conto dell'opportunità che ho tra le mani e non intendo sprecarla. È vero, avevamo una grande occasione. La stagione passata abbiamo ottenuto un risultato insperato. Ora abbiamo davanti a noi un bivio. Reagire o cadere. Vincere o lasciare i nostri avversari il gusto della vittoria. Io sono il capitano di questa squadra. Voglio bene a questa maglia e voglio bene ai miei compagni. Non permetterei mai che né in loro né in me si insinui l'idea della sconfitta. In questo momento ci vorrebbe un colpo di reni in tutto il gruppo. Una scossa che faccia loro capire che a soffrire non sono solo loro 11 in campo. Perché a credere in loro c'è un'intera tifoseria, una città. Voglio che i nostri avversari da qui in avanti abbiano il loro buon da fare. Su ogni pallone, in ogni azione, in ogni momento della partita, io sarò lì. Voglio lottare per questa occasione e non sarò il solo, questo è certo. Voglio uscire del campo a testa alta, sempre. Voglio vedere scendere in campo non 11 giocatori, voglio vedere 11 uomini disposti a battersi sul campo come leoni. Per fare questo non possiamo essere soli. Partita dopo partita, che sia in casa o in trasferta, noi potremmo risorgere solo se i nostri tifosi ci saranno. Abbiamo bisogno dei tifosi, che ci incitano e che ci caricano. È per loro che giochiamo. È per loro che vogliamo farcela. Noi e loro. Insieme. Quando un obiettivo è sentito, condiviso, per quanto difficile esso sia, si può raggiungere. Si può essere tifosi nella vittoria, e questo è bello. Si può essere tifosi nella sconfitta, e questo è straordinario. Noi non temiamo la sconfitta, che ci rende più forti, uniti e compatti, ma allo stesso modo vogliamo intensamente la vittoria. Chi si sente un sampdoriano, ora più che mai, non ha che un modo per partecipare all'impresa, seguire e incitare la Sampdoria.